Oggi parliamo di un uccello allotono per le nostre zone. Le zone di cui parlo io principalmente sono le zone del Vercellese, quindi Nord Italia. Ma questo animale è allotono sia per tutto il territorio nazionale italiano, sia per i paesi europei. Oggi parliamo del, leggete qui, perché non ci provo neanche a pronunciare il nome in latino, o più semplicemente Ibis sacro. Questo uccello di origine subsahariana, quindi Nord Africa e principalmente Egitto, infatti nello stato egizio, fin dai tempi antichi, veniva quasi venerato, mummificato da mettere nelle tombe e veniva anche rappresentato un dio con il suo muso e il suo becco. Ma come è arrivato qui da noi? Questa è un'altra mistero già. Facendo parte della cultura egizia, come animale non poteva non essere misterioso, ma su come è riuscito ad arrivare da noi e come riprodursi in maniera così esponenziale è un altro mistero che lo accompagna. Ma prima di parlare di questa, diciamo, succulenta parte della sua vita e della sua storia, parliamo un po' di come è fatto e della sua vita in generale. Diciamo che l'ibis sacro ha una colorazione bianca con parti nere verso la coda e l'immagine delle ali, collo e becco nero. Ha un'altezza di circa 68 cm, un'apertura alare che raggiunge il 1,24 m e un peso che può andare da 1,3 kg a 1,5 kg. Il suo habitat è un habitat paludoso, un habitat ricco d'acqua. Infatti si è subito trovato molto bene nelle nostre zone del Vercellese. Essendo il Vercellese una regione, una zona probabilmente dedicata alla risicoltura, quindi in primavera, estate, quasi tutti i campi sono allagati per le risaie, almeno una volta adesso si tende ad avere più che altro risaie in asciutta, quindi un po' il territorio sta cambiando. Quindi diciamo che l'ibis sacro si è subito trovato abbastanza bene nelle nostre zone. La sua alimentazione è un'alimentazione che spazia parecchio, un po' come il nostro airone cinerino o come i nostri aironi in generale. Può andare, se non trova proprio il suo alimento principe, può mangiare anche semi o piccole alghe, oppure cercando il suo alimento preferito, che sono piccoli invertebrati, molluschi, anfibi, pesci, piccoli rettili o anche piccoli mammiferi. Quindi ha un vasto menù che il nostro territorio, il territorio vercellese, gli può anche offrire, perché in mezzo alle nostre risaie, in mezzo ai nostri campi, può trovare tutto quello che gli piace di più. L'ibis per la riproduzione ha forma delle coppie, che non ho ben capito se sono coppie stabili oppure possono variare di anno in anno. La femmina depone da 1 a 5 uova che si schiudono dopo circa 28 giorni. L'impennamento, cioè i pulli mettono le piume, le penne, dopo circa 38-39 giorni dalla schiusa, e diventano indipendenti praticamente a 50 giorni. La loro maturità sessuale può variare anche di parecchio, perché può andare da un minimo di un anno a un massimo di 5 anni per raggiungerla. L'ibis sacro è un animale molto sociale, infatti per la nidificazione crea praticamente delle colonie che vengono comunemente chiamate garzaie, in cui appunto si riuniscono per darsi anche più protezione. Durante il periodo non riproduttivo le colonie possono essere anche più piccole, formate al massimo da 100 esemplari. Durante il periodo di riproduzione invece queste garzaie possono anche aumentare di numero e arrivare fino a 500 esemplari. Un particolare comportamento dell'ibis però che ho notato è che anche se è un animale molto sociale, quindi si sposta soprattutto in grossi stormi per andare a cercare magari il cibo, può anche
spostarsi singolarmente. Infatti non è raro vedere in mezzo a delle risaie, in mezzo a dei campi, un esemplare singolo, solitario. Poi magari si possono osservare piccoli gruppi formati da 3, da 5, da 10 e fino ad arrivare anche a numeri abbastanza grossi. Quindi ha una caratteristica abbastanza strana questa qua di poter viaggiare o da solo o in gruppo. L'altra caratteristica che però lo rende proprio un animale sociale è che anche se diciamo va a cercare da mangiare da solo, verso sera cerca di riunirsi con gli altri esemplari per formare lo stormo e poi tornare tutti assieme in formazione a V. È bellissimo vedere anche questi grossi stormi che possono essere formati anche da 100 esemplari che sfrecciano lungo nel nostro cielo a formare questa V gigantesca. Quindi, come detto, alla sera si riuniscono in grossi stormi e ritornano nelle loro colonie per passare la notte. Un'altra caratteristica che ho notato che differenzia questo uccello dai nostri uccelli autoctoni, quindi parliamo degli aironi, delle garzette e via dicendo, è il loro comportamento verso di noi, la relazione che c'è con gli esseri umani. Molto spesso questi uccelli non sono così diffidenti come appunto gli aironi, si lasciano avvicinare anche fino a 25 metri prima di prendere volo e scappare. Mentre l'airone, sappiamo tutti che, soprattutto quando uno ha la macchina fotografica, a 1,5 km prende e se ne va. Un'altra caratteristica molto curiosa e che lo differenzia dai nostri aironi è che è taciturno. Il nostro airone, quando viene spaventato da noi che ci avviciniamo troppo, che gli puntiamo la macchina fotografica, prende il volo e comincia a gridare per farci capire il suo dissenso, che gli abbiamo rotto le scatole. Mentre l'ibis è un uccello molto taciturno, sta parecchio, praticamente non emette quasi suoni. Solo forse nelle garzaie si sente abbastanza la sua voce, ma in giro, al di fuori della zona riproduttiva, rimane abbastanza in silenzio. Ma come è arrivato da noi? Qual è stato, diciamo, il primo contatto con questo animale? Beh, qui la storia è abbastanza avvolta nella nebbia, perché non si sa esattamente come mai ci siamo ritrovati questo uccello che sta popolando anche in modo molto veloce, colonizzando tutti i nostri territori. Si sa che verso il 1700 molti zoo, molte persone avevano importato alcune copie di questo ibis per mostrarle come è stato un simbolo della loro, diciamo, ricchezza, o gli zoo per far vedere alla gente animali esotici. Poi, andando avanti negli anni, quindi parliamo degli anni dell'Ottocento e del 1900, alcuni zoo hanno creato delle vere e proprie colonie, con la loro butta per abitudine, che una volta era di moda, che lo zoo tenesse queste colonie diciamo libere, di poter uscire e rientrare nelle zone del parco a loro piacimento. Quindi probabilmente alcune coppie sono fuggite, non sono più ritornate. Una cosa che si sa è che diciamo le prime coppie fuggite dovrebbero essere in Francia, ma questo non si sa. In Francia anche loro hanno avuto un boom di questi uccelli diciamo esotici, dell'ibis, che però loro hanno già incominciato a gestire già da un bel po' di tempo, quindi eradicando quasi completamente la specie. Comunque l'unica cosa abbastanza certa che si sa è che la prima coppia nidificante in Italia è stata osservata nel 1989 nel parco delle Lame del Sesia. Da lì poi gli uccelli sono praticamente esplosi come popolazione, come colonie. Infatti adesso si ritrovano praticamente in quasi tutta la pianura padana,
forse è stato fatto un avvistamento anche proprio quest'anno a Tropea. Attorno però a questa sua venuta nelle nostre zone si sono create anche parecchie leggende abbastanza strane. Una dice che praticamente l'ibis, che praticamente si sta quasi estinguendo nei paesi di origine, quindi l'Egitto, sia migrato verso da noi, arrivando fino al Delta del Po, e dal Delta del Po poi sia venuto verso il nord e abbia trovato le condizioni ideali per vivere. Un'altra dice che praticamente le fantomatiche associazioni ambientaliste di protezione animali abbiano fatto negli anni 80, 70 incursioni negli zoo che tenevano rinchiusi questi animali in grandi voliere, che abbiano distrutto le voliere e abbiano liberato gli animali. Oppure anche, sempre queste fantomatiche, come si dice, associazione ambientalista, abbiano fatto le incursioni in case di privati che tenevano le voliere questi animali. Altre leggende tolgono le associazioni ambientaliste e mettono come causa della liberazione di questi animali da queste voliere i temporali. Quindi potete ben capire che è un animale l'ibis sacro che una volta era misterioso per la popolazione egizia, infatti è stato usato per la raffigurazione anche del dio Thoth, è stato usato anche per usarlo come linguaggio nei geroglifici, quindi ha sempre mantenuto, diciamo, una certa aura di mistero, e continua tutt'oggi con il suo mistero di come sia arrivato da noi. Ma questo uccello continuerà a essere anche forse un mistero, e la sua storia non finirà qua, perché il suo numero sta aumentando sempre più, e quindi tra poco bisognerà anche pensare se il suo arrivo, la sua grossa colonizzazione delle nostre zone può recare un danno o meno. Alcuni dicono di sì, altri dicono di no. In Francia, come abbiamo già detto, il problema era già stato affrontato, e praticamente la Francia ha deciso di eradicare completamente la specie, lasciando solo una piccola colonia, diciamo, se dico bene, verso la Bretagna, da dove praticamente da dove tutto ha avuto inizio, perché in Francia si dice che fosse scappato. Le coppie fossero scappate proprio da uno zoo della Bretagna. Quindi la Francia, diciamo, è corsa ai ripari, magari anche in modo brutale, perché le ha praticamente o uccisi, e poi gli ultimi esemplari rimasti in giro li ha anche catturati e portati verso l'origine tra virgolette, del problema. In Italia invece non si è ancora pensato cosa fare. In Italia, diciamo, la discussione più grossa sugli animali nocivi per i territori è sempre basata sui cinghiali, volpi e via dicendo, ma degli ibis non ancora. Anche se bisogna dire che l'ibis forse può davvero portare a un grosso problema, considerando che la popolazione di alcuni animali autoctoni si sta riducendo sempre più, sia per problemi di inquinamento, sia per il cambio di habitat che sta subendo anche il Vercellese, quindi tra risaie allagate e risaie asciutte. L'ibis può portare un grosso danno alle nostre, diciamo, alla nostra fauna autoctona. Pensiamo più che altro agli anfibi, alle rane. Un tempo, se si passeggiava in mezzo ai campi, era un continuo sentire tuffi dentro i fossi, o il gracchiare incessante. Oggi invece, se si percorre un argine in mezzo alla campagna, in mezzo alle risaie, è quasi raro sentire questo tuffo di questo anfibio, sentire la sua voce. Proprio anche, forse, è dovuto anche al clima che stiamo subendo, che ormai il sole diventa molto forte, la rana non sopporta molto il sole forte, quindi magari rimane rintanata, e quindi sta cambiando forse anche le sue abitudini, quindi non più da quasi animale diurno,
ma animale completamente notturno per sentire il fresco e cercare gli insetti, perché anche gli insetti con questo tempo molto soleggiato, questo caldo, tendono a rimanere più nascosti in mezzo all'erba e quindi uscire verso sera. Ma tornando al nostro discorso principale, cioè l'ibis. L'ibis, come abbiamo detto, sta subendo una grossa evoluzione di numero, si sta riproducendo molto velocemente, sta soppiantando anche i nostri animali predatori autoctoni, aironi, garzette, aironi quadriboi, aironi rossi, aironi bianchi maggiori, e stanno diventando sempre più rari rispetto appunto all'ibis, che praticamente gli sta togliendo anche diciamo, l'alimentazione. E anche se l'ibis non è che è un animale territoriale, quindi scaccia, però si può trovare anche che in mezzo a un gruppo di aironi guardiaboi, oppure sono gli aironi che vanno in mezzo al gruppo di ibis, in quel caso lì per cercare più che altro protezione. Però comunque alla fin fine bisogna prendere forse delle decisioni in merito, magari non usando metodi coenti come le carabine, ma forse usando dei metodi un po' più mirati e pensando magari a una sterilizzazione della maggior parte degli esemplari di una colonia, in modo tale che il numero si riduca poi quasi in modo naturale, anche se il numero ci piegherà un po' a calare in modo naturale, perché come abbiamo detto prima, la vita di un ibis è molto lunga, può vivere fino a 18 anni. Quindi bisognerebbe intervenire oggi per salvare un domani. Bene, per oggi finisco qui. Spero di avervi fatto un quadro generale su questo animale misterioso e dalla storia molto complicata e anche da una storia molto antica, e vi do appuntamento ai prossimi video in cui parlerò sempre di animali autoctoni o alloctoni che vivono nelle nostre zone, nel Vercellese. Un saluto da Vercelli Nature Break.